e benvenuti ad una nuova puntata di Pronto Soccorso Biblico. Con noi il pastore Giovanni Leonardi, come avete seguito dalla sigla. Benvenuto Giovanni. Grazie, buongiorno. Allora, oggi ci accingiamo a valutare, a diciamo esaminare un testo biblico dell'Apostolo Paolo, che è un testo, possiamo dire, un po' difficile perché ci sono interpretazioni che non sempre coincidono, no? Quindi vorremmo capire un po' di più. E vorrei veramente tantissimo che chi ci segue potesse farsi sentire, ecco, farci sapere quali sono, diciamo, le opinioni, come hanno vissuto e come vivono questo testo. È un testo che riguarda le donne, ma quindi di conseguenza anche gli uomini, perché sono gli uomini che, diciamo, sia gli uomini che le donne che devono comunque comprendere bene questo testo, quindi entrambi, devono essere vicini. Allora, questo testo, Giovanni, nel tuo essere pastore, ecco, nella tua vita pastorale, hai trovato difficoltà, ecco, nella comprensione di questo testo? O nella comprensione dei membri, no? Hanno trovato dei membri un po' più, magari, che hanno trovato difficoltà e si sono appellati a te. Ma no, io confesso che io personalmente ho delle difficoltà, sia da un punto di vista esegetico, perché c'è qualche frase che non comprendo bene, e probabilmente, ed è tutto naturale, perché questo discorso che l'Apostolo Paolo fa alla Chiesa di Corinto, rivolgendosi in modo particolare alle donne, sottintende quasi una discussione già cominciata, proprio no, quasi a introduzione del testo, magari lo diciamo, è il testo del capitolo 11 della prima lettera ai Corinti, e c'è questo paragrafo al verso 2 che comincia dicendo: io vi lodo perché vi ricordate di me in ogni cosa e conservate le mie istruzioni come ve le ho trasmesse. E poi attacca con questa discussione sulla famiglia, come se lui avesse già cominciato con loro un discorso che noi non abbiamo e che ora probabilmente a causa di cose che succedevano e di cui lui era a conoscenza, tende a precisare. Solo che noi abbiamo il punto d'arrivo, ma Solo una non abbiamo parte. il percorso, no? E quindi ognuno si può immaginare questo percorso nel modo in cui vuole e arrivare quindi a comprendere anche la conclusione nel modo in cui vuole. E io cerco comunque di seguire un metodo che è quello di capire comunque qual è l'obiettivo di fondo del testo, cioè quale poteva essere il problema reale e qual è la soluzione proposta. Tutto il resto che ci sta in mezzo deve essere inquadrato alla luce di questo punto di partenza e del punto di arrivo, ma proviamo a farlo poi nella pratica. Magari lo andiamo a leggere e poi tu ci dirai un po', ecco, questa lettera, chi erano i Corinti, un po' magari per capire, perché noi leggiamo qualcosa che non è stata indirizzata direttamente a noi, quindi è stata indirizzata a una chiesa, ecco, quindi che tipo di chiesa era la chiesa di Corinto, quelle problematiche magari, ci Se vorrebbe la troppo prendiamo tempo. così larga, dimmi quante ore abbiamo, donna. Per avere un'idea, insomma, sia dell'autore, ma anche quindi del mittente, del destinatario. Quindi provo a leggere, ecco, il testo di Prima Corinzi, al capitolo 11, leggo dal versetto 2. Or vi lodo, fratelli, perché vi ricordate di tutte le cose che provengono da me e perché ritenete gli ordinamenti come ve li ho trasmessi. Voglio però che sappiate che il capo di ogni uomo è Cristo, il capo della donna è l'uomo e il capo di Cristo è Dio. Ogni uomo che prega o profetizza col capo coperto fa vergogna al suo capo, ma ogni donna che prega o profetizza col capo scoperto fa vergogna al suo capo, perché è la stessa cosa che se si fosse rasa. Un attimino, vado avanti. Ora, se la donna non si copre, si faccia pure tagliare i capelli. Ma se è una cosa vergognosa per la donna farsi tagliare i capelli o rasare, si copre il capo.
L'uomo invece non deve coprirsi il capo, perché l'immagine è la gloria di Dio, ma la donna è la gloria dell'uomo, perché l'uomo non è dalla donna, ma la donna dall'uomo. Anche perché l'uomo non fu creato, mi sono perso un po', quindi, ma anche perché l'uomo non fu creato per la donna, ma la donna per l'uomo. Perciò la donna deve avere sul capo un segno di autorità a motivo degli angeli, non di meno. Né l'uomo è senza la donna, né la donna senza l'uomo nel Signore, perché come la donna proviene dall'uomo, così anche l'uomo nasce per mezzo della donna, e ogni cosa è da Dio. Giudicate fra voi stessi, è conveniente che la donna preghi Dio senza essere coperta? La natura stessa non mi insegna che è un disonore per l'uomo portare la chioma? Se invece la donna porta la chioma, ciò è per lei un onore, poiché la chioma le è stata data per copertura. Ora, se qualcuno vuole essere contenzioso, noi non abbiamo una tale usanza, e neppure le chiese di Dio. Ecco qui Paolo un po' che mette i puntini su lei, no? Un po' s'arrabbia. Ci sono diverse cose che forse è difficile da capire nel nostro tempo, molto molto difficili. Certo. Giovanni. Ma teniamo conto, ad esempio, del fatto che nelle comunità cattoliche, fino a qualche decina di anni fa, c'era la norma che le donne in chiesa potessero entrare solamente velate. Mm-hmm. Mentre noi avventisti, tranne qualche eccezione, non abbiamo mai attuato questa norma qui, perché la ritenevamo collegata non a un dato derivante formalmente dalla volontà di Dio, ma da significato che il velo assumeva in quella particolare circostanza che ora non c'è più. Teniamo conto del fatto che nel mondo islamico, ad esempio, ancora è più del velo, insomma, la donna si deve coprire totalmente. E teniamo conto del fatto che qui l'Apostolo Paolo non sta scrivendo ad una comunità cristiana di origine ebraica, perché un discorso del genere agli ebrei non avrebbe fatto senso, cioè non avrebbe avuto senso per loro, perché erano gli uomini che si coprivano il capo quando andavano alla presenza di Dio, non le donne, no? Qui la lettera alla chiesa di Corinto, a cui è rivolta questa chiesa, è una chiesa in cui c'era quasi sicuramente una prevalenza di persone, di cristiani di origine greca. E nella cultura greca la donna che usciva di casa senza avere il capo velato era la prostituta. Era o la bambina o la prostituta. E quindi per una donna cristiana trovarsi in un luogo pubblico come quello della comunità, che non era la propria casa personale, ma era comunque un luogo pubblico, un luogo in cui ci si incontra con altri membri della comunità, ma non membri della propria famiglia, significava in qualche modo sovvertire il senso del pudore, del rispetto. Posso dirti una cosa che mi sta venendo in mente in questo momento? Ad esempio, quando guardiamo qualche film di Gesù, no? In TV, vediamo che, ad esempio, Gesù, quando leggeva la Torah, si copriva. Certo. Quindi era abitudine, no? Quando si leggeva la Bibbia, per gli uomini, ecco, coprirsi il capo. Quindi in quel caso o era lo scialle della preghiera o la kippah, questa specie di copricapo, no? Maschile. Quindi le donne a quei tempi non si coprivano allora il capo. Allora, quindi le ebree, parliamo delle donne, diciamo, ebree. Allora, io non sono un esperto. Diciamo, stamattina io non parlo da esperto, diciamo, testimonio di come io, semplice lettore della Bibbia, mi pongo di fronte a questo testo. Credo che si tratti di segni molto variabili. E, pensiamo, la donna, anche le nostre vecchie, al di là della religione, si mettevano lo scialle in testa. Era un fatto di cultura, un fatto di modestia, oltre che un fatto di praticità, soprattutto in inverno o in estate, per coprirsi dal sole,
per ripararsi, per proteggersi dalle intemperie, dalla polvere. Quindi io non dico che le donne assolutamente non si coprivano il capo. Nel mondo ebraico mi sembrava che non fosse uno, come dire, un comandamento. Potevano esserci dei costumi di cui non sono completamente a parte. Così come anche non nego, cioè non affermo che in tutto il mondo greco-romano gli uomini non si coprissero il capo. Probabilmente mi sembra di ricordare che a Roma, di fronte ai riti religiosi, anche degli uomini potessero coprirsi il capo, no? Diciamo che è una situazione molto, molto varia, come avviene per tutti quanti i costumi. Ma a noi interessa capire la motivazione. Cioè l'Apostolo Paolo, parlando a queste donne, dice: guardate che c'è bisogno che voi assumettiate sul vostro capo un segno di autorità. Evidentemente questo, fa parte sia di un concetto biblico sia di un concetto sociale. Cioè nel mondo antico la donna, era un pochino a servizio dell'uomo. L'uomo era il capo, c'era il pater familias a Roma, non la mater familias, no? Cioè era l'uomo il capo, che poi poteva svolgere questo ruolo di capo in modo tirannico, sfruttatore, o in modo protettivo, in modo gentile, in modo da tutelare, da dare sicurezza ad una donna che in quella società era certamente ovviamente più debole. E c'è anche il riferimento, come dice l'Apostolo Paolo, a un concetto biblico che troviamo nell'Antico Testamento e che trae spunto dalla creazione della donna nel secondo capitolo della Genesi, non nel primo capitolo, in cui la donna è vista veramente come qualcuno creato per sovvenire a un bisogno dell'uomo. L'Apostolo Paolo però mi sembra che nella realtà non affondi il suo insegnamento vero in queste argomentazioni. Mi sembra che lui ha un problema in mente che cerca di sostenere mettendosi in un rapporto dialettico con i fratelli, con le sorelle, sulle basi che loro potevano capire. In qualche modo il vero problema mi sembra sia questo. Voi avete accettato il Vangelo e per il Vangelo tutti gli esseri umani, ricchi, poveri, schiavi, liberi, uomini e donne, sono tutti uno in Cristo Gesù. Questo è in un altro testo che è diverso da quello che abbiamo letto. Il problema qual era? Che alcuni pensavano, come dire, di realizzare concretamente questa realtà modificando le strutture sociali, le strutture dello stare insieme e quindi creando, assumendo un atteggiamento anche armata contro i ricchi, contro i potenti, contro i duchi, contro i conti, e di ragione di questo ordine abbiamo il segno sia nella natura delle cose sia nella parola di Dio. Tuttavia, per questo dice alle donne, sorelle, siate un pochino umili, siate un pochino prudenti. Ora non andate a casa perché avete ricevuto il messaggio che il Vangelo dice siamo tutti figli di Dio per dire ai vostri mariti ora comando io a casa, insomma, no? O tu non conti più niente. Date onore al vostro marito, date onore, dice in un altro posto, alle autorità, no? Però tut fatelo non con lo spirito del servo. Dice questo velo che è un segno di autorità, per Paolo però non è un segno di vergogna e di umiliazione della donna. Dice un segno di gloria per voi, un segno di onore per voi. E ricorda il principio fondamentale di Dio al verso 11 che dice d'altronde, cioè
Nonostante io vi stia invitando, care sorelle, a essere sottomesse ai mariti, ad accettare un ordine, e questo significa mariti esercitate anche un ruolo di premierato, noi potremmo dire di primus inter pares, cioè siete uguali nel Signore. Però c'è chi esercita un certo tipo di autorità in un campo, l'altro lo può esercitare in un altro campo. D'altronde, né il Signore né la donna è senza l'uomo, né l'uomo senza la donna. Cioè, in fondo, poi abbiamo bisogno l'uno dell'altro. E quindi non c'è uno che può vivere senza l'altro. L'Apostolo Paolo dirà in un'altra lettera che l'uomo e la donna sono parte dello stesso corpo e uno non può umiliare una parte del suo corpo per esaltare l'altro. Infatti, come la donna, lui continua, viene dall'uomo, così anche l'uomo esiste per mezzo della donna ed ogni cosa è da Dio. Cioè l'autorità suprema è quella di Dio e noi dobbiamo tutti vivere la nostra vita con un atteggiamento di umiltà verso Dio e gli uni verso gli altri. Però c'è il versetto 10 che ad esempio io non riesco bene a capire cosa voglia dire Paolo, perché dice: perciò la donna deve avere sul capo un segno di autorità a motivo degli angeli. Che ci azzeccano gli angeli qua? Ecco, questo non riesco Allora, a capire. gli esegeti credo che siano in grado di ricostruire dei possibili background, ma probabilmente il senso è che la comunità cristiana non è una comunità, non vive un'esperienza a livello puramente umano. La comunità cristiana, quando si incontra, vive un'esperienza cosmica. Cioè si ritrova di fronte all'Iddio che è il Signore dei cieli e della terra. Quindi non si ritrova in una piccola stanzetta o in una cattedrale come cosa umana fatta dagli uomini. Vive un'esperienza di unità con la divinità e quindi con il mondo e con l'universo. In questo senso anche gli angeli fanno parte della comunità. Anche perché pare che gli angeli ci siano attorno a noi, E giusto? questa è quella che ci insegna la parola di Dio e che è la fede cristiana. Per cui gli angeli, che sono i messaggeri di Dio, se vedessero nella comunità degli atteggiamenti impropri, sconvenienti, non solo loro che vivono in perfetta armonia con Dio e che amano tutti si sentirebbero personalmente a disagio, ma riferirebbero questo alle altre sfere. Cioè, come dire, il problema non riguarda solo voi, il rapporto tra voi e vostro marito, il rapporto tra voi e membri della comunità, ma riguarda l'esempio, l'atteggiamento e le responsabilità che voi vi assumete davanti a Dio e a tutto il cosmo. Cioè, è importante la cosa. Mi sembra che voglia dire questo qui. Io credo che il punto essenziale, no, di questi argomenti che mette in piazza Paolo è capire oggi se quello che è stato è ancora valido oggi. Perché, ti spiego, quando ad esempio Paolo parla anche della schiavitù, quando abbiamo quella lettera, no, a Filemone, Paolo non dice in maniera aperta che diciamo avere degli schiavi è qualcosa contro la volontà di Dio, ma in maniera diplomatica cerca di far arrivare, no, diciamo il credente a comprendere che davanti a Cristo siamo fratelli, no? Certo. Però non dice questo è condannato. Potremmo dire che siamo È sulla un stessa linea? problema simile oggettivamente, no? Però io credo che Dio abbia creato l'uomo e la donna, e lo dico su basi bibliche, e li abbia creato perché entrambi siano dei re e delle regine, cioè siano dotate di sovranità, libertà e dignità. È chiaro però che in una qualsiasi associazione si stabilisce sempre, come dire, mi sento quasi in Cioè, dei difficoltà, in ruoli. imbarazzo, si formano dei ruoli. Cioè
che so, la donna per il suo essere già donna, non solo per la sua costituzione fisica, ma per il suo essere mamma, ad esempio, assume necessariamente un certo tipo di ruolo all'interno della famiglia, così come l'uomo ne assume un altro anche a causa della sua forza fisica, che a quei tempi valeva molto di più di oggi. Oggi conta poco chi è fisicamente più forte, ma a quell'epoca era determinante la cosa. Però questo non significa né che uno sia più importante né che l'altro valga di meno. Si tratta semplicemente di una comunità in cui nell'amore si crea un'armonia È un rispetto. tra doni diversi che si integrano, che non diventano legge, nel senso che la donna deve solo e per forza fare quello e l'uomo deve solo e per forza fare quell'altro. Ma è la vita che ci porta anche all'interscambio. Insomma, anche il marito, un bravo marito, anche nell'Ottocento, nel Settecento, se la moglie era a letto con una malattia, insomma, il piatto di minestra lo cucinava, penso, anche lui, e qualche panno sporco lo lavava anche lui. E non c'era da vedere questo come qualcosa di vergognoso. Oggi il mondo in cui viviamo è cambiato, i ruoli diventano molto più interscambiabili. Io personalmente credo comunque che ci sia bisogno, che ognuno di noi abbia bisogno di un riconoscimento di quella che è la sua funzione nell'ambito non solo della società, ma anche della famiglia, perché altrimenti ci sentiamo perduti. Ci vogliono dei punti di Del qualche riferimento. punto di riferimento sui quali costruiamo un pochino il senso della nostra missione, anche del nostro compito. Io credo che la nostra società sia una società molto confusa da questo punto di vista. Potrebbe essere che, diciamo, la donna può correre il rischio di diventare tanto autonoma, no? Da escludere nella propria vita, ad esempio, il marito o quindi il padre, no? Succede che la donna, siccome biologicamente, no? Siamo più forti, ma non a livello di forza fisica, ma biologicamente, quindi riusciamo a superare tante difficoltà meglio rispetto all'uomo. Ad esempio, un vedovo e una vedova, vediamo che hanno un modo diverso, no? Di reagire. Ecco, la donna vedova anche con i figli ce la fa, l'uomo vedovo ha difficoltà. Quindi potrebbe succedere che la donna, ecco, diventi un po', come si può dire, orgogliosa di questo, quindi potrebbe magari mettere da parte o escludere, diciamo, l'uomo nel suo ruolo di uomo e anche di leader della famiglia, perché penso che i leader ci debbano essere, no? Ci possono essere anche dei leader a volte interscambiabili, A seconda a della seconda problematica. delle situazioni, delle competenze. Per questo dico, non credo che il Signore ci abbia scritto nel nostro DNA la donna deve lavare i panni e l'uomo deve arare i campi. Anche perché a volte sono le donne che arano i campi In alcune zone del mondo. certe, no, e così via. Però c'è certamente, come dire, nella donna e nell'uomo ci sono delle aspirazioni leggermente diverse che possono fare la differenza. Io le colgo a livello istintivo, anche sentendo quello che c'è nel mio cuore, cercando di intuire quello che c'è nel cuore di mia moglie. Però io non sono tutti, ognuno deve interrogare il proprio cuore. Certo c'è un insegnamento che l'Apostolo Paolo cerca sullo sfondo della polemica di dare anche in questo testo oggettivamente difficile, che ha fatto pensare a Paolo come uno, come si dice, un Maschilista. maschilista, no? Ma in altri testi dice parole anche diverse che equilibrano. Io credo che c'è un insegnamento, che lo si vede all'inizio, in fondo ognuno di noi ha da rendere conto a qualcuno, anche Cristo è sottomesso a Dio, che è il suo capo. È come dire, nessuno di noi viva la propria vita come se potesse fare a meno degli altri o se fosse superiore a tutti quanti gli altri.
abbiate questo senso della dipendenza reciproca, sapendo che poi ognuno di noi esiste solo perché esistono gli altri. E quindi deve essere riconoscente all'altro. La donna deve essere riconoscente a Dio di avere un marito e essere riconoscente al marito per quello che il marito rappresenta per lei. E il marito deve essere riconoscente a Dio per avergli dato una moglie e deve essere riconoscente alla moglie per ciò che la moglie rappresenta per lui. Cioè, ognuno, direbbe l'Apostolo Paolo in termini generali, dia all'altro l'onore che gli spetti, gli dia quel senso, lo aiuti a costruire un senso di fierezza, di aiutare all'altro a sentire che è utile, che è fondamentale nella nostra vita. Si può discutere, si può litigare, ma ognuno cerchi di onorare la persona dell'altro e quindi il ruolo, perché non c'è consapevolezza del proprio valore se si è confusi sul ruolo da vivere nella vita. Quindi nella vita, possiamo dire, non solo nella vita di coppia, nella vita in società, in ogni luogo, l'ego deve andare, cioè deve essere molto ridimensionato, perché il valore è quello del noi, no? Del non pensare solamente a se stessi, ma il valore del noi, non dell'individualismo. Anche io credo, sai, io ho timore di tutte le parole, perché le parole sono facilmente equivocabili. Ad esempio, anche nella scelta fra l'ego e il noi reale è fatto di tanti ego. Cioè, se il noi distruggesse il senso della nostra individualità, non saremmo esseri umani, saremmo un gregge. Eppure vi assicuro che anche le pecore, le capre, lo vedevo in questi giorni passati, hanno la loro personalità. Non reagiscono tutte allo stesso identico modo. E quindi non si tratta di, come dire, di saltare più. L'ego è un po', ha già assunto un significato tecnico particolare. Diciamo l'io, L'io, vero? comunque la nostra La nostra personalità. personalità. Cioè, non si tratta di difendere la nostra personalità a scapito degli altri o di favorire l'incontro con gli altri distruggendo, annichilendo la nostra personalità. Si tratta invece di una scelta in cui, nella mia libertà e nella mia dignità, con la piena consapevolezza e manifestazione delle mie capacità, io mi incontro con l'altro, non entrando in gara con l'altro, ma entrando in simbiosi, in armonia, in cui io arricchisco l'altro, ma nello stesso tempo mi arricchisco. Io dono ed è nel dare che ricevo. E l'ideale è che questo avvenga da tutte le parti. Quando questo non avviene, nascono i Ci sono dolori, le le disarmonie. disarmonie. Però il cristiano è colui che offre anche a colui che non sa dare. Questo è l'amore di Cristo. Vorrei concludere proprio con il testo in cui comunque Paolo proprio cerca, proprio dopo il secondo versetto, quindi al terzo versetto, dice: voglio però che sappiate che il capo di ogni uomo è Cristo, il capo della donna è l'uomo, il capo di Cristo è Dio. Quindi, facendo questo esempio, credo che ci aiuti a capire che non vuole dire che una persona deve stare sotto, schiacciata dall'altra, Così, perché Cristo non è schiacciato dal così Padre. come lui sicuramente non vuole dire che Gesù è inferiore al Padre. Anche perché si dice che Gesù è Dio, no? Dio, Viene affermato diverse certo. volte. Quindi, se vediamo in questa prospettiva, forse alcune cose ci Io ritornano di più. credo tutte le affermazioni che l'Apostolo Paolo fa in questo capitolo 11 di questa prima lettera ai Corinti si risolvono in questo. Fratelli, non create il disordine. Il Vangelo non è anarchia. Voi siete stati chiamati a libertà, dice nella Però lettera, non a ma non farla. fate della libertà un'occasione della carne, cioè del vostro orgoglio, della vostra superbia. Siate umili gli uni gli altri, come anche Cristo è umile verso il Padre. Grazie Giovanni, penso che questa conclusione sia la migliore che potessimo trovare. Alla prossima, comunque Alla ricordiamo a prossima. chi ci sta seguendo che se avessero un testo difficile, ecco, possono mandarci un messaggino e potremo, diciamo, utilizzarlo nelle prossime puntate. A presto!